Nell'infertilità di coppia noi dobbiamo valutare tutti gli aspetti possibili e immaginabili per cercare le cause dell'infertilità, ma anche le cause degli insuccessi di precedenti terapie. E in modo particolare nella donna, con una serie di esami che è necessario fare, per esempio sull'utero, oltre che sull'ovaio, e anche in particolare sull'endometrio, dove ci può essere un problema di impianto, con tanti e avanzatissimi test diagnostici.